Ciao Paola. Ciao a tutti. Senti, sta per partire un'altra puntata di Sapore di Sala. Si sente forse in sottofondo anche le prove della sigla. Perfetto, va benissimo così. Senti, ma come mai va così tanto la cucina in televisione? Ma senti, la cucina in televisione va tanto perché credo che nei periodi di crisi le persone vadano a cercare quelle cose che danno della soddisfazione, e la tavola dà sempre grandi soddisfazioni. Se poi mi chiedi perché in particolare la nostra trasmissione ha avuto un successo così clamoroso, credo che nel tempo siamo riusciti a mettere a fuoco un po' quali possono essere i motivi. Uno di questi è che, come ci dicono le persone, siamo normali, nel senso che noi proponiamo una cucina fatta di cose normali, di cose semplici, soprattutto con quell'approccio di Checco che non si pone come l'esperto della cucina o quello che ha proprio la soluzione ai problemi, ma si pone come quello che, come tutti noi a casa, sbaglia, come tutti noi a casa fa le prove, qualche volta non riescono, qualche volta la frittata viene storta, qualche volta si brucia anche l'arrosto, e quindi credo che chi da casa ci guarda abbia questa sensazione di potersi immedesimare, e forse pensa: se lo fa lui così, figurati se non lo posso fare io a casa. E quindi forse in qualche modo abbiamo stimolato questo aspetto, per cui le persone ci vogliono proprio bene, e abbiamo riscontri proprio positivi sia di ascolti sia di affetto, perché in tutti i posti dove andiamo incontriamo tante persone che ci dicono tante cose belle, ecco, quindi lo sentiamo questo affetto nei nostri confronti. Quindi credo un po' la ricetta, il segreto sia un po' questo, ecco, il voler fare una televisione normale che non vuole insegnare niente a nessuno, si sta bene in compagnia, e così per questo siamo apprezzati. Senti, visto che l'hai citato ed è lì che sta preparando i suoi ingredienti e i suoi piatti. Puoi venire? Senti, ma ora che non ci sente, ma è gestibile Checco in cucina? Ha imparato a stare nelle righe, perché insomma ci è voluto 4 anni, ci è voluto 4 anni, però pian pianino ha imparato i tempi, i ritmi, i modi per stare in televisione. Però è il suo bello, il fatto che proprio del tutto non abbia imparato è anche il suo bello, perché c'è quell'improvvisazione che ci rende sempre un po'... Tanto mi guardi come se fosse novità, ma per me è normale. Che cosa è normale fare? Mi ricordo quando andai fra moglie e marito 25 anni fa, non avevo capito dopo 20 puntate. Ma la regola? No, che c'erano due masce, non avevo capito. Immaginate qui. Poi te, quel tuo amico, mi mette: Simone, vieni qua. Allora, intanto una piccola correzione, non era 25 anni fa, ma qualche d'uno di più, secondo me. Fra tutte e due si danno un da fare per farmi diventare matto. Io a volte mi rivedo, ragazzi, te specialmente, ma che ti ho fatto? Ma cosa ti ho fatto? E poi ci mette del suo anche lei. Poi viene anche gli ospiti, hanno parlato. Io no, a volte mi trovo a fare delle ricette o mi riordino anche più due e solo. Ecco, ma è vero che dice tutto delle ricette e racconta la verità fino in fondo o no? Ma racconta la verità che sa lui, perché la sua verità. Poi proprio tutte non le sa nemmeno lui, quindi racconta qualcosa, poi qualche volta funziona e qualche volta no. Solo che lui arriva tutti i giovedì con un foglio di carta dove è scritta la ricetta, e non è scritta a mano da lui, è scritta a mano da qualcun altro. Non è vero niente. Mi scrivo tutte le ricette perché ce ne ho talmente tante che a volte non mi ricordo anche che devo fare. E mentre oggi portavo questa ricetta, ve lo può dire lei, la prossima settimana vorrei fare delle 30 secondi in onda. Siamo veramente quasi in diretta. Ciao, buona puntata. Grazie. Seguiteci, perché prima o poi Checco ballerà anche. Ci avete lo chef davanti, lui è un grande chef.